Sempre sia lodato. Carissima Madre di Sede, siamo riuniti per celebrare questo giorno del Signore, sedicesima domenica del tempo ordinario, le lodi a Maria. È un mese dedicato a Maria, tutte le morte delle parrocchie, delle nostre diocesi. E Maria è l'arca anche della sapienza. Abbiamo sentito nella lettura che Dio ci parla della sapienza e ci dice che non dobbiamo avere timore della vita, non dobbiamo avere timore delle cose anche ingiuste. Non dobbiamo avere timore di nulla, perché in realtà abbiamo timore di essere soli. Anche Teresa d'Avila nei suoi scritti parlava di un grande dolore che aveva. Questo anche offrire, no? Perché vi sto dicendo queste cose? Perché nella festa della Madonna delle Grazie, questa bellissima statua che avete anche in chiesa, noi chiediamo, siamo venuti qua anche persone che non ci sono nelle case, quelle anziane, quelle che stanno soffrendo, chiedono alla Madonna la grazia dell'anima, che è quella del corpo, chiedono senti che nelle sue vene, nel suo cuore, la sua vita sta per finire, chiede alla Madonna di guarire. Ricordiamoci che il Signore è il Signore della vita, non è della morte. Dio non manda questi che ricordiamoci sempre. E non manda nemmeno croci. Le croci arrivano. Le croci arrivano per motivi della vita, per le scelte sbagliate che abbiamo fatto, o perché in realtà ci servono e ci servono comunque da purificazione. Perché quindi ce le scegliamo, oppure perché il Signore si serve di queste per renderci santi. C'è uno scritto molto bello di Teresa di Gesù Bambino nel foglietto che dice: non t'affliggere per il fatto che non provi nessuna consolazione nelle tue comunioni, è una prova che bisogna sopportare con amore, non perdere neppure una delle spine che incontri ogni giorno, con una sola di esse puoi salvare l'anima. Vedete, professore, spesso noi pensiamo che siamo gli ultimi, che tutto a noi non va bene, e che noi potremmo avere più quello, quest'altro, quest'altro ancora. In realtà ognuno di noi ha la piccola grande croce che serve. Serve per la purificazione personale, per andare in cielo, per andare in paradiso. Anche perché, perdonatemi, noi piccoli o grandi, giovani o adolescenti, no? Alla fine è la meta nostra in paradiso. Allora, Maria ci aiuta a capire come dobbiamo vivere questo tempo che è quanto vuole il Signore, e però viverlo bene, intensamente. Ecco perché la parabola oggi, le tre parabole, noi abbiamo letto quella breve, la parabola della pasta e fermenta, la parabola della zizzania del grano, quella che è stata proclamata, o la parabola anche del granellino di senape, hanno un fil rouge comune, che è appunto la pazienza. Se noi perdiamo la pazienza, no? Perdiamo la pazienza con noi stessi, perdiamo